Ciao a tutti ragazzi, benvenuti finalmente in questo nuovo video. Oggi questo video possiamo considerarlo il secondo video tutorial dopo il video dove vi ho insegnato come fare gli stampi in un cilindro e due tempi. Ve lo lascio nella I in alto a destra se volete. Quello è stato, diciamo, il primo video tutorial, possiamo definirlo. E oggi in questo secondo video tutorial vi farò vedere come installare un cuscinetto appunto nella sede del banco motore su l'albero motore, appunto. Perciò non è che vi faccio vedere come si installa un cuscinetto e vi faccio vedere proprio che montiamo l'albero nel motore Rotax, ma vi faccio solo vedere come montare al meglio un cuscinetto nell'albero senza diciamo l'utilizzo di martelli, di botte, di utensili vari. Comunque, perciò ragazzi, non notate questo microfono che ho messo qui, è solo per, diciamo, migliorare un po' la qualità dell'audio, anche se comunque non è molto bello, però perlomeno funziona molto bene. Perciò in questo video vi faccio vedere come, appunto, montare bene questo cuscinetto, e come vedrete proprio dal video non abbiamo usato martelli, cioè abbiamo seguito le procedure, vi farò vedere, e poi pam, è entrato perfetto. Perciò io spero che questo video vi intrattenga e soprattutto che vi torni utile, quindi non aggiungo altro, vi lascio il video. Allora, il cuscinetto dell'albero motore, quello del lato volano, sta ora in forno a ben 80 gradi per scaldare. Eccolo. Mentre in garage, nel congelatore, stiamo raffreddando a meno 32 gradi l'albero motore. Ecco, tiriamo fuori l'albero. Ecco qua. Cuscinetto caldo in mano. Ok. Albero ghiacciato e cuscinetto bollente. Le scritte le lasciamo verso l'albero. Spruzzatina di olio motore per 2T. Ok. Scritte verso l'albero. L'ora della verità. Eccolo! A mano, così, liberamente entrato, senza problemi. Pronti. Ed è pronto, perfetto. Perfettamente liscio è entrato. 45 minuti a 80 gradi nel forno il cuscinetto. E invece l'albero un po' di più da questa mattina. Un paio d'ore. L'albero invece un paio d'ore nel congelatore, che sta a meno 32, mi sembra. Comunque una bella temperatura bassa l'albero. Poi spruzzatina di olio nella sede e via. Come vedete, la biella è sempre lei nel redim. Lì si riesce a notare anche lo scudo anteriore del booster, che sta aspettando la vernice che è pronta comunque. Quindi state pronti che la vedrete. E c'è pure l'R6. Aprilia. Anche l'Aprilia. Televisione non funzionante. Con uno scarico diverso dall'Arrow. Bene ragazzi, eccoci tornati di nuovo in studio. Diciamo che non è stata molto lunga la parte in garage, o comunque la parte movimentata dove facevo vedere l'installazione, appunto, di questo cuscinetto. Come avete visto, è bastato tenerlo nel forno a 80 gradi per circa 3 quarti d'ora, nemmeno un'ora, in modo che l'acciaio con il calore si dilata, perciò si allarga il buco che va nel perno dell'albero, e al contrario l'albero in congelatore da più del cuscinetto, perciò facciamo circa un'ora e mezza, due ore, e
al contrario del calore, si restringe e perciò è più stretto l'asse dove va il cuscinetto e il cuscinetto invece è più largo, perciò come avete visto è entrato perfettamente, come volessi dimostrare appunto. Perciò io spero che voi seguiate i passaggi per bene e che vi torni utile. Vi dico anche che abbiamo misurato lo spallamento e stiamo in un range dove non necessita del montaggio di un rasamento, però stiamo molto vicini al range dove invece lo necessita. Perciò stiamo valutando se installare un rasamento da 0,075 mm, perciò poco notevole, dato che comunque abbiamo molta, definiamola, carta rasamenti, anche se non è carta, è ovvio, non è carta. E quindi in un prossimo video ve lo farò sapere comunque se avremmo optato per un rasamento oppure per niente, anche perché, come vi ho detto, stiamo nel range del non rasamento. Perciò, tralasciando questo dettaglio, spero che questo secondo video tutorial vi sia piaciuto, vi sia tornato utile. Nel caso, commentate e fatemelo sapere. In tal caso, vi invito a lasciare un bel like al video, iscrivervi al canale sotto nel tasto, attivare la campanellina in modo che vi arrivino le notifiche. Poi, LeoSalso03 sempre sul mento per seguirmi su Instagram, tutti i link in descrizione. E noi ci vediamo la prossima domenica alla solita ora sul mio canale. Ciao a tutti ragazzi!